disponiamo alla celebrazione eucaristica della seconda domenica di Pasqua con la dedicazione dell'altare nuovo della chiesa parrocchiale per mano del nostro vescovo Monsignor Vittorio. Ci alziamo in piedi, vi invito a controllare se avete il telefonino per favore acceso di spegnerlo e per quanto è possibile partiamo a casa, partecipiamo alla celebrazione. Segno della lavagna battesimale che si fa in Cristo nuova creatura e altare
Concedi ai tuoi fedeli, oggi raccolti intorno a questa messa e a quanti in futuro vi celebreranno i santi misteri, di giungere insieme nella Gerusalemme del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio Padre di misericordia, al quale dedichiamo in questa terra il nuovo stato, perdoni i nostri peccati e ci conduca a offrire un giorno il sacrificio di lode sull'altare del cielo. Amen. Gloria, 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 g
mangiare insieme il pane della vita e fa di noi un popolo a te consacrato per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Molti segni e prodigi avvenivano tra il popolo per opera degli Apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Parola di Dio. Fui preso dallo spirito del
poi preso dallo Spirito nel giorno del Signore, e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Appena lo vidi, cadde ai suoi piedi come morto, ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Parola di Dio. Mio Signore e mio Dio.
Gesù gli disse: perché mi hai veduto? Tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Dio ci dice di parlare, poi ci dice di tacere.
e quindi sono tranquilli e sereni, per cui gli altri non possono fare niente. L'incontro vivo con Gesù ti trasforma. Quei due discepoli che sono andati a Emmaus, appena lo riconoscono e lo spezzano il pane, partono di corsa per andare ad annunciare che è risorto, che l'ha visto. L'esperienza con Cristo risorto trasforma la nostra vita, ci dà forza, ci dà gioia, ci dà coraggio. E se non abbiamo queste cose, vuol dire che non abbiamo incontrato Cristo risorto. Eppure lo incontriamo ogni domenica qui, nell'Eucaristia. Lui è vivo, presente. La sua presenza è molteplice. La presenza della sua parola, la parola efficace, quella parola che diceva il vento, taci, e il vento si fermava, che diceva un paralitico, perdona il peccato, ma lui diceva, alzati e cammina, e quello si alzava e camminava, che diceva il lebbroso, lo voglio, sì, perdonato, sì, sarà. Quella parola è la stessa che ascoltiamo noi nella Messa, ha la stessa efficacità, la stessa efficacia, la stessa potenza. E noi forse partecipiamo alla Messa così, un po' per abitudine, un po' sonnolenti, un po' è Cristo vivo davanti a noi, con la sua parola, ma con altre presenze. È Cristo che è il sacerdote, è lui il sacerdote che celebra, gli presta il corpo, ma è Cristo che consacra. Questo è il mio corpo, dice. Ma il mio corpo è questo qui. Quando dico questo è il mio corpo, io lo dico a nome di Cristo. È lui che attraverso la persona del sacerdote continua a consacrare. È lui che dice io ti assolvo. Ma chi sono io che assolvo? Probabilmente ho preso la mia voce, il mio corpo a Gesù che assolvo. È lui il sacerdote. È lui che consacra. E lui è anche la vittima. È lui che offre se stesso. Lui si è offerto sulla croce e rinnova il sacrificio ogni volta sull'altare. Lui è il sacerdote, ma è anche la vittima. Quella che viene offerta al Padre per noi. Perché anche noi possiamo partecipare e avere i frutti del suo sacrificio come fossimo presenti al Calvario. E poi c'è un'altra presenza a cui a volte non facciamo tanto caso, non ci pensiamo. Però è una presenza importante, l'altare. L'altare è una pietra. Eppure noi baciamo l'altare. Ogni volta che arriviamo a celebrare la messa, baciamo l'altare. Prima di andare via l'ultimo gesto, baciamo l'altare. Come quando si entra in casa, si baciano parenti, gli amici, e così quando si esce di nuovo. È una pietra. Noi ci inchiniamo davanti all'altare. Il sacerdote, prima di mangiare il Vangelo, si ferma davanti all'altare e chiede la benedizione. Noi l'altare lo incensiamo. Nelle messe solenni si tira tutto intorno all'altare e lo incensiamo. Ma cosa facciamo? Facciamo una pietra, incensiamo una pietra. Ci inchiniamo davanti a una pietra. L'altare non è una pietra, è la pietra angolare, la pietra viva, la pietra su cui è costituita la Chiesa. L'altare è il segno di Cristo. Per questo ci inchiniamo, per questo lo incensiamo, per questo lo baciamo. È Cristo vivente in mezzo a noi. Anche se non ha la figura del crocifisso che noi incensiamo perché ci rappresenta Gesù, l'altare ugualmente ci rappresenta Gesù. E l'altare è appunto questa pietra viva, angolare, che edifica la Chiesa, sulla quale è edificata la Chiesa. E allora nell'altare a volte si mettono dentro le reliquie dei martiri, dei santi. Non è il caso questa sera, non lo faremo perché non è previsto sempre. Però è una cosa importante che noi sappiamo
che se non ci sono le reliquie dei santi in quell'altare, ci siamo noi, che siamo santi per il battesimo e che siamo inseriti in Cristo, pietra viva, siamo inseriti nell'altare come siamo inseriti in Gesù attraverso il sacramento del battesimo, inseriti in lui come un raggio della vita. In quell'altare quindi siamo presenti noi, tutta la Chiesa. Ecco perché l'altare è bello, ecco perché ci metteremo sopra un incensiere per ricordare la divinità di Gesù, ecco perché verrà consacrato con il crisma. Gesù è l'unto, il consacrato, il Messia, il Salvatore. E in realtà il segno di Cristo verrà unto, consacrato come il crisma, come è consacrato come sono consacrati i battezzandi, i cresimandi, i sacerdoti, i vescovi. Consacra Cristo, anche l'altare. Quindi è una presenza viva l'altare. Ed è importante che noi diamo la dovuta importanza all'altare, proprio perché questa presenza viva di Cristo in mezzo a noi. E allora, inseriti in Lui, nell'altare, come siamo inseriti in Cristo, ricordiamolo ogni volta che veniamo in chiesa, che ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, lì, l'altare è il luogo dove Gesù rinnova il suo sacrificio, è l'arca su cui la vittima viene immolata, ma è anche la messa, intorno a cui ci incontriamo, ci riuniamo tutti quanti, per celebrare la cena del Signore. Allora, ora ci disponiamo a compiere queste cose, ma prima vogliamo ancora chiedere a tutti i santi di essere vicini a noi, perché i momenti solenni, i momenti in cui c'è l'ordinazione, i momenti sacerdotali, episcopali, i momenti solenni della vita della Chiesa, della Pasqua, noi invochiamo i santi perché siano vicini a noi, consapevoli che non siamo soli, siamo insieme a questa grande famiglia in cui ci sono tutti i santi viventi insieme a tutti.
intercedono per noi tutti i santi che hanno condiviso con lui la passione e che ora sono suoi commensali nel convito eterno. Signore,
Su questo altare si rendono presenti i grandi misteri della nostra salvezza. Il tuo popolo offre a te i suoi doni, esprime i suoi voti, innalzi le sue preghiere. Faccia dell'altare il centro vivo della sua pietà e della sua fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Ti lodiamo e ti benediciamo, Padre Santo, perché Cristo, tuo Figlio, nel disegno mirabile del tuo amore, ha dato compimento alle molteplici figure antiche dell'unico mistero dell'altare. Noè, patriarca della stirpe umana scampata dal diluvio, eresse a te l'altare e ti offrì un sacrificio. E tu lo gradisti, Dio, rinnovando con gli uomini la tua alleanza. Abramo, nostro padre della fede, in piena obbedienza alla tua parola, edificò un altare pronto a immolarti per piacere a te, Isacco, suo diletto figlio. Anche Mosè, mediatore della legge antica, costruì un altare che asperso con il sangue dell'agnello fu annunzio profetico dell'altare della croce. Infine Cristo, nel mistero della sua Pasqua, compì tutti i segni antichi, salendo sull'albero della croce, sacerdote e vittima, si offrì a te, o Padre, in occasione pura, per distruggere i peccati del mondo e stabilire con te l'alleanza nuova ed eterna. E ora ti preghiamo in mente, Signore, avvolgi della tua santità questo altare e retto della casa della tua Chiesa, perché sia dedicato a te per sempre, come ala del sacrificio di Cristo, e mensa del suo convito, che redime e nutre il tuo popolo. Questa pietra preziosa ed eletta sia per noi il segno di Cristo, dal cui pianto squarciato scaturirono l'acqua e il sangue, fonte dei sacramenti della Chiesa. Sia la mensa del convito festivo, a cui accorrono lieti i commensali di Cristo e sollevati dal peso degli affanni quotidiani attingano rinnovato vigore per il loro cammino. Sia luogo di intima unione con te, Padre, nella gioia e nella pace, perché quanti si nutrono del corpo e sangue del tuo Figlio, animati dallo Spirito Santo, crescano nel tuo amore. Sia fonte di unità per la Chiesa e rafforzi dei fratelli riuniti nella comune preghiera il vincolo di carità e di concordia. Sia il centro della nostra lode e del comune rendimento di grazie, finché nella patria eterna ti offriremo esultanti il sacrificio della lode perenne, con Cristo, pontefice sommo e altare di bene. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
Salga a te, Signore, incenso della nostra preghiera, come il profumo riempie questo Tempio, così la tua Chiesa spanda nel mondo la soave fragranza di Cristo. Thank you.
sessione per avviare. Abbiamo messo tanto, adesso siamo pronti per andare. Santo, 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 il Signore.
Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo innanzitutto per la tua Chiesa, santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, con me in genio tuo servo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli apostoli. Ricordo Ricordati, Signore, dai tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dai quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, anche essi ti offrono questo sacrificio di lode. E l'alza la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro padri redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo nel suo vero corpo, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, Ambrogio e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Te lo offriamo anche per i nostri fratelli, che ti sei degnato di far rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, accordando loro il perdono di tutti i peccati. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
Celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisede, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fatti questa offerta per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando il santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di grazia e benedizione dal cielo. Ricordate lo Signore che ieri che ti ha preceduto come il segno della fede e dona il sonno della pace. Dono loro, Signore, a tutti quelli che si sposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, oh Signore, di avere parte della comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, Caterina e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace di
il Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Thank you.
Padre Santo, che ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che la comunione a quest'altare penetri in tutta la nostra vita, perché uniti nella fede e nell'amore siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Grazie a Monsignor Vescovo per essere stato in mezzo a noi, per la dedicazione del nuovo altare. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione di tante piccole cose che erano necessarie per addobbare liturgicamente il nostro presbiterio. Grazie a tutti, chiediamo al Signore che faccia dei nostri cuori l'autentico altare di un sacrificio continuato a Dio gradito. Signore sia con voi. Come il tuo spirito. Dio vi conceda di portare nella vita i frutti del sacrificio a cui avete partecipato, in volta del vostro sacerdozio regale. Amen. Egli che vi ha radunato alla sua mensa e vi ha nutriti dell'unico pane, faccia di voi un cuor solo e un'anima sola. Amen. Annunciate il Vangelo con la testimonianza della vita, perché tutti gli uomini riconoscono il Cristo Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Alleluia, alleluia. Vediamo, grazie a Dio.